Che fianchi grossi, mamma mia! Che siano piccolo, ma non ti vergogni? Sei uno scheletro, fa impressione. Accettati per quello che sei, non farti influenzare dal giudizio altrui. Capitare di essere vittima di cyberbullismo. L'importante è esporsi, alzarsi e fare la pace. Comunque, se ti senti giù di morale, puoi sempre fare conto su un'amica che ti consolerà sempre. Ma se tu non te la senti, puoi confidarti in un ambiente scolastico. Un altro fattore è la famiglia. Ricordati anche che c'è una vita intorno a te. Godila. Certo che sei strano! Come sei strano! Quanto sei strano! E meno male che sono strano, perché essere diversi non è roba da tutti. Ti spiego. Io rispetto te, anche se tu non rispetti me. Siamo diversi, ma io sono più forte. Ecco, essere diversi è un superpotere. Battere il bullo è un gioco da ragazzi. Perché io infatti non sono strano, sono me stesso. E tu, sì, intendo proprio te. Ti devo dire una cosa. Smettila di fare cyberbullismo. Perché? Beh, il perché è molto semplice. Uno, anche se quello lì che tu scrivi nel cellulare per te può sembrare divertente oppure ironico, per l'altro può essere qualcosa di veramente terribile. Perciò, prima di scrivere un telefonino, pensa. Come difendersi? Ignora chi ti insulta. Non rispondere con insulti, usa la cultura. Se ti insultano più volte, avverti un genitore. Questi sono alcuni modi per difendersi dal cyberbullismo. Abbasso il bullismo, così capirai che il mondo salvare potrai. Hashtag non bullare. Abbasso il bullismo, viva il pacifismo. Hashtag senza bulli la vita è più bella. Il bullismo non insegna, segna. Sbulloniamoci. Il bullismo si divide in più rami e noi siamo il fuoco che li brucerà. Hashtag bullismo. Hashtag i bulli sono codardi, non esserlo anche tu. Oddio, guarda brutta Martina, adesso le commento mi fa schifo. E cosa stai facendo? Sto dicendo a Martina che è bruttissima. Ma perché non dovresti diffondere odio online? Ma lo vedi com'è brutta? Dovresti diffondere amore e amicizia? Non c'è bisogno di sminuire gli altri per sentirsi più importante, così abbassi l'autostima agli altri. Oh, guarda che santa è grassa, ma ora glielo scrivo. No, ferma, non glielo scrivere, guarda che Codimo sei soltanto la parte più debole di te, mica quella forte. E ricordati, pensa se lo facessero a te, ci rimarresti veramente bene? Prima di scrivere questi messaggi, pensa, anzi, conta fino a 100, se ti serve, fino a 1000, e ricorda che la tua libertà finisce quando inizia quella degli altri. E se ti bullizzano, non diventare anche tu un bullo. Prova ad aiutare le persone che ti prendono in giro. Prova ad aiutare, non a bullizzare. Non restare indifferente, perché l'indifferenza è la prima causa di violenza. Forza il bullismo! A tutti noi. Ogni problema nasconde un disagio. Ogni aggressione una debolezza. Il legame tra piccoli giganti. Chi li calpesta è pieno di fragilità e per un attimo rende forti. Caos mentale. Fin sopra il cielo, nascosto dal muro. Che piano piano induce in piccoli pensi. Ma tu lo sai cosa vuol dire. Paura di entrare in classe.